Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, eccoci. Oggi parleremo di rilievo LIDAR in ambiente urbano. O meglio, parleremo di rilievo LIDAR almeno all'inizio in generale e poi vedremo un caso applicativo in ambiente urbano, non tanto per l'ambiente in sé, quanto per il tipo di strumentazione che si utilizza. Rilievo LIDAR, diciamo, è la tecnologia, poi ci sono strumenti di diverso tipo che si adattano meglio a un caso applicativo o a un altro. Nel caso specifico, appunto, vedremo il caso dell'ambiente urbano che prevede un certo tipo di strumento, un certo tipo di modalità di rilievo, di elaborazione e dei risultati da ottenere. Quindi di che cosa vorrei parlarvi questa mattina? Di che cos'è un rilievo LIDAR? Molto velocemente, perché può essere che non sia così noto a tutti. A che cosa serve? Quali sono gli strumenti che si usano? Come si fa un rilievo e come lo si elabora? Quindi, molto, molto velocemente le prime parti, in particolare, perché non è questo il focus, ma mi serve per dare un inquadramento a poi le parti successive in cui vedremo appunto il caso applicativo, qualche esempio, qualche immagine. Come nello spirito del jailbreak, io qua non voglio dire cosa si deve fare, cosa non si deve fare, condivido un'esperienza che ha i suoi pro e i suoi contro, avrà dei punti di forza. Ci sono delle questioni aperte che ancora vanno ragionate, vanno approfondite. Lo spirito è proprio questo, insomma, che poi ognuno possa dire la propria, si possa chiacchierare sull'argomento e capire un po' quali siano le metodologie migliori, ad esempio in questo caso, comunque le esperienze di ognuno. Allora, la tecnica LIDAR, come probabilmente alcuni di voi sanno, comunque insomma è una tecnica attiva che si basa su uno, o meglio, qui nell'immagine, nella GIF animata è uno in maniera esemplificativa, ma ovviamente sono parecchi raggi al secondo che vengono emessi, incontrano gli oggetti del rilievo e vengono riflessi e in questo modo viene determinata la distanza e quindi poi di fatto le coordinate nelle tre dimensioni del punto che è stato su cui ha impattato il singolo raggio. Quindi vedete nella GIF animata che il senso della rotazione del raggio, no? Quindi il raggio spazzola, diciamo così, l'ambiente circostante e, come vedete sotto, rileva la posizione con una serie di punti di ciò che incontra. Qualsiasi cosa incontra ne determina in qualche modo la posizione. Ora, poi, cosa vuol dire la posizione? È chiaro che la posizione, tanto bisogna definirla rispetto a qualcosa, che tipicamente è il punto di presa. E qui vengono introdotte tutta una serie di complicanze dovute al fatto che il punto di presa, nel caso di laser scanner terrestre, è un punto di presa statico, fisso, fermo. Quando parliamo di LIDAR da terra o da UAV, invece non è così, quindi questo va un attimo analizzato. E poi anche il concetto che dicevo prima, cioè quando il raggio incontra un oggetto viene, come dire, rimbalza e torna indietro, beh, anche questo non è sempre così semplice. Tant'è vero che la tecnica LIDAR, uno dei vantaggi, direi, di questo tipo di tecnica è il fatto che molti dei sensori, non tutti, ma molti dei sensori consentono il cosiddetto multi-eco. Multi-eco, che cos'è in poche parole? Allora, il raggio, quando parte dalla sorgente, dall'emettitore, comincia ad allontanarsi e incontra un oggetto, come dicevo. Ora, se questo oggetto è un muro, il raggio viene interamente riflesso e torna indietro e a quel punto genererà in quell'istante un punto che
esattamente il punto di impatto tra il raggio e l'ombra. Ma non è sempre così, la superficie potrebbe anche non essere così, diciamo, completa, così ostruente come è un muro. Potrebbe essere, ad esempio, ed è il caso direi più tipico, quando ci troviamo a fare rilievi in mezzo a degli alberi. Allora, in mezzo agli alberi, le superfici che il raggio incontra, cosa sono? Possono essere, ad esempio, il fogliame. Ora, il fogliame non è esattamente come un muro, non si comporta allo stesso modo. Nel senso che il raggio può capitare che impatti su una foglia e torni interamente indietro, ma può anche capitare che impatti su una foglia, ma magari una porzione di questo raggio prosegua. Nel senso che impatta, ad esempio, sulla parte terminale della foglia. Quindi una porzione di raggio viene riflessa e torna indietro. Una porzione di questo raggio invece prosegue e incontrerà dietro questa prima foglia qualcos'altro, che magari è un'altra foglia, oppure potrebbe essere a quel punto una parete o il terreno, dipende anche dall'angolo di incidenza, insomma. Però in generale il senso qual è? Che per un raggio emesso, io ho più di un ritorno. Quindi, per un raggio emesso, ad ogni raggio emesso viene associato più di un punto. Il primo è il più vicino, è l'oggetto che è stato incontrato per primo. Il secondo è quello immediatamente dietro, e così via. Quindi, questa è la tecnica del multieco, che è quella che ci consente, non a caso, ho fatto l'esempio della vegetazione, è quella che ci consente di ottenere una pe penetrazione della, ad esempio, vegetazione nel caso specifico. Ho fatto il caso della vegetazione perché è veramente quello di gran lunga più interessante da questo punto di vista e a cui si applica di più il senso del multieco. Però ecco, la tecnica LIDAR col multieco ci consente più facilmente il singolo eco. Ugualmente ci consente in qualche modo di penetrare delle aree che non siano completamente coperte, perché è chiaro che quando io dall'alto con un rilievo LIDAR impatto su un tetto di un edificio, il tetto è una superficie continua e quindi non viene attraversato in alcun modo. Ma invece una superficie non continua, come ad esempio una serie di alberi, di chiome degli alberi, può essere in qualche modo attraversata e ancor più con il multieco. Da terra e da UAV, nel senso che tipicamente appunto i sensori che consentono rilievi di questo tipo possono essere da UAV, e questa è una tecnologia che negli ultimi 2 anni, direi, ha preso prepotentemente il sopravvento, ma anche da terra. In particolare, questo jawbreaker, il caso studio che vi farò vedere, nasce da una serie di attività fatte all'interno di LIDAR Italia, che è un consorzio che Citerra, di cui è un cofondatore, e che ha messo in piedi da circa 2 anni. E LIDAR Italia è l'importatore, rivenditore di prodotti Green Valley International, che sono appunto prodotti hardware e software per il rilievo LIDAR. Giusto appunto, rilievo LIDAR da terra e da drone. Ora, molto velocemente, quali sono i principali? Ora, vi faccio vedere i principali perché non è l'oggetto del jawbreak fare tutta questa, diciamo, fare il focus su LIDAR Italia, però è per dirvi che i prodotti principali appunto sono o LIDAR da drone, quindi vedete l'IRV che è quello di Green Valley, il DJI L1, che è un altro prodotto che LIDAR Italia ha, che è, diciamo, quello che ultimamente DJI ha proposto al mercato, e poi il backpack, anch'esso un prodotto di LIDAR Italia, di Green Valley, scusate, che è quello invece su cui ci concentreremo oggi, cioè quello per il rilievo in ambiente urbano, oppure anche per altre case, ma nel caso specifico di oggi vedremo questo strumento. E poi, molto brevemente, vi cito anche i software perché il rilievo LIDAR facilita molto le fasi di rilievo nel senso proprio di rilievo in campagna, la parte di acquisizione del dato.
Se lo usiamo su AV, veramente la produttività è molto molto alta. Riusciamo a fare tanti ettari con un volo, oppure stesso discorso per il backpack in ambiente urbano, oppure insomma in interno. Riesco con rilievi brevi dell'ordine di 20 minuti, 30 minuti a coprire delle aree importanti che altrimenti con altri strumenti, ad esempio la scanner terrestre, non riuscirei a coprire. Però nulla di tutto ciò è poi utilizzabile, direi, se non ho dei software all'altezza e se non ho delle competenze per far funzionare questi software all'altezza. Cioè, la fase di post-processing è assolutamente centrale. Non c'è nessuna procedura automatica che mi tiri fuori ciò che mi serve in maniera veramente automatica senza che io debba guardare nulla. Quindi vedremo anche poi la parte di software. Quindi oggi vi dicevo, ci concentriamo su il backpack, che è lo strumento per fare rilievo LIDAR da terra, quindi non da UAV. Nasce all'interno di Green Valley in particolare, ma in generale nasce proprio per integrare i rilievi da UAV dall'alto, e in particolare proprio per il caso che vi ho citato prima, cioè in ambito forestale, che è uno dei campi di applicazione particolarmente interessanti per il LIDAR, da UAV si possono, vi dicevo, coprire aree molto vaste. Su foreste, su aree piuttosto fitte, è vero tutto ciò che ho detto prima sul multi-eco, quindi è vero che in qualche modo il LIDAR riesce a penetrare le chiome e arrivare anche al terreno, però è chiaro che più la foresta è fitta e meno questo fatto è vero. Quindi il backpack nasceva, almeno all'interno di Green Valley, proprio per integrare il rilievo dall'alto con il rilievo dal basso, cioè laddove ho delle aree che non riesco a scalfire dall'alto, beh, col backpack vado a piedi, copro l'area di interesse e poi integro i risultati di un rilievo dall'alto e un rilievo dal basso. Ora, questo resta vero anche altri campi applicativi, ad esempio il rilievo LIDAR in ambiente urbano. Ora, l'ambiente urbano, scusate, mi lascio un attimo questa slide, ma soltanto per darvi un quadro. L'ambiente urbano è un ambiente che spesso è complicato, non tanto per la sua conformazione, cioè in realtà un rilievo UAV si può anche fare da un punto di vista della conformazione. Prendo molto bene la vegetazione, prendo molto bene le strade, i palazzi. Il problema è che spesso non si può volare in ambiente urbano, e allora diventa più una necessità, diciamo così, logistica, normativa, quella di andare a fare un rilievo tridimensionale, quindi ottenere poi una nuvola di punti di tutto ciò che c'è nell'area oggetto di rilievo, con uno strumento che non ha nessun vincolo da un punto di vista della normativa. Il backpack, ovviamente, potete ben capire, lo metto in spalla e comincio a camminare. Volendo, lo metto anche su un mezzo. Abbiamo fatto anche delle esperienze su questo, ma vabbè, poi questo ne parleremo eventualmente in un altro jailbreak, non è questo il caso. Quindi il primo motivo, direi, importante è proprio questo, cioè il backpack è uno strumento molto libero da un punto di vista delle normative, dei vincoli e anche da un punto di vista dell'usabilità. È uno strumento che può usare tendenzialmente chiunque, adesso poi lo vedremo, ma non ha una barriera all'ingresso tecnologica importante, cioè se io lo metto sulle spalle a un ne ho assunto da me che non ha nessuna competenza e nulla sa di queste tecnologie, basta dare due dritte e il rilievo lo porta a casa. Poi dopo bisogna elaborare. In realtà, ovviamente, ho sentito, però è per dare l'idea di quanto non ci sia paragone da questo punto di vista, cioè dell'usabilità tra il backpack e invece un rilievo LIDAR da UAV, dove serve tanto un drone, neanche tanto piccolo. Quindi bisogna essere piloti, bisogna essere anche piloti capaci in qualche modo, insomma, ci sono una serie di questioni.
come funzionano questi strumenti? Questi strumenti si basano sulla tecnologia SLAM, intanto perché? Perché questi strumenti non sono tutti uguali, noi ne abbiamo di diverso tipo, hanno di solito una, due o in altri casi anche più lanterne, cioè sensori LIDAR. Tipicamente lanterne Velodyne, almeno nel nostro caso sono lanterne Velodyne che ruotano e scansionano tutto ciò che c'è attorno. Hanno su una piattaforma inerziale che consente di in qualche modo individuare la traiettoria che si sta facendo. Hanno alcuni, ma non tutti, anche il GPS integrato. Ora, quando uno strumento di questo tipo ha il GPS integrato, è chiaro che la traiettoria che tiro fuori, quindi mentre mi muovo, la traiettoria del percorso che sto facendo è di una certa precisione e accuratezza. Se non ho il GPS integrato, invece questo non accade. Qual è il senso e come funzionano questi strumenti? Ogni secondo io scansio, io lo strumento scansiona, quindi ruota continuamente senza fermarsi, quindi scansiona ciò che è intorno e mano a mano che vado avanti, io mi muovo, faccio un passo, ne faccio un altro e lui continua a scansionare. Ora, il dato grezzo è questo, cioè una serie di scansioni fatte ogni secondo dell'ambiente circostante. Però è chiaro che quando io mi muovo il punto di vista è sempre diverso, quindi poi dopo, oltre a muovermi in avanti, a un certo punto dovrò fare delle rotazioni, perché ci saranno delle curve, dovrò girare un angolo. Quindi quello che poi fa uno strumento di questo tipo, o meglio, il software di post-processamento, è l'allineamento delle scansioni successive, cioè deve in qualche modo rimettere insieme nella giusta posizione le scansioni successive. Quello che con l'Asse Scanner terrestre si fa abitualmente, io ho tre scansioni di uno stesso edificio fatte con l'Asse Scanner terrestre messo su treppiede in tre posizioni diverse e poi o con dei target comuni oppure con un approccio più cloud to cloud, quindi un po' più automatizzato, in qualche modo metto insieme, quindi si dice registro le tre scansioni, no? Così faccio. E quindi ottengo un'unica nuvola di punti dell'edificio. Per la tecnologia SLAM il principio è un po' lo stesso, ma viene fatto in maniera automatica. Qui vedete nell'immagine, ho provato a rappresentare, non so se è chiarissima. Ovviamente ho discretizzato, poi la scansione è in continuo nel caso specifico, però noi assumiamo che ci siano che il mio zaino sulle mie spalle stia andando e comincia a scansionare facendo un percorso che è quello rosso. Quello rosso è il percorso stimato, il percorso che lui stima, che peraltro se non ha il GPS integrato è stimato anche tra virgolette male. Allora, nel primo punto vedete il cono rappresenta il punto di presa e scansiona questo, chiamiamolo edificio, comunque questa forma geometrica. Poi mi muovo e riscansiono questa forma geometrica, mi rimuovo e scansiono nuovamente questa forma geometrica, ma da punti di vista differenti. Allora, la tecnologia SLAM mi consente di riconoscere delle caratteristiche comuni, delle caratteristiche geometriche comuni nelle scansioni successive, in modo da in qualche modo rimettere insieme appunto le scansioni successive, cioè sovrapporle correttamente. Gli strumenti di questo tipo che non hanno GPS sopra si basano su inerziale e tecnologia SLAM. Gli strumenti che hanno GPS sopra si basano ugualmente su inerziale e tecnologia SLAM, ma molto aiutata dal fatto che i punti di presa sono già ben più corretti. E quindi la tecnologia SLAM, questo riconoscimento di feature comuni, lo fa, ma in maniera più semplice. Se vedete, ecco, questa immagine, questo è quello che mi aspetto con un rilievo fatto da un backpack con GNSS sopra. La traiettoria è già molto più simile a quella reale e le tre forme che ho preso dalle tre scansioni successive sono già molto più vicine tra loro, sono già in qualche modo sovrapposte. Poi è chiaro che c'è da fare ancora un bel po' di aggiustamento, lo vedete dalla figura, però sono già più simili. Quindi gli algoritmi SLAM hanno vita più facile in questo modo.
Quindi GNSS più IMU mi consente di avere una traiettoria che è più simile a quella reale, quella sul terreno, e poi la tecnologia SLAM in qualche modo riconosce, non so, questa parete, la prima parete verticale a sinistra, e prende le altre due forme e dice: questa parete verticale è uguale a quell'altra parete verticale. Allora le sovrappongo. Ciò che succede è questo. Quindi riconosce delle feature comuni e a posteriori ricostruisce la traiettoria corretta. Questo è un po' la tecnologia, un po' a grandi linee, ovviamente, però è un po' la tecnologia. Ora, come si fa un rilievo di questo tipo? Qui vedete un'immagine dello strumento, vedete le lanterne, le due lanterne, una orizzontale e una verticale, vedete in alto l'antenna GNSS. Sotto l'antenna GNSS c'è una camera 360, questa è una Garmin Virb, non ricordo, comunque insomma una camera 360 perché soprattutto in ambiente urbano oppure quando faccio rilievi interni anche la documentazione fotografica è decisamente importante, può essere un valore aggiunto importante. Ma questa slide mi serve per soffermarmi su come si fa. Vedete che lì a sinistra c'è il rilievo fatto in un parco urbano. E vedete la traiettoria già posta elaborata, quindi già finito tutto anche il processo, l'algoritmo, dopo che l'algoritmo SLAM ha lavorato, mettiamola così, vedete che il percorso è fatto di percorsi chiusi, di sottopercorsi chiusi. Perché? Perché uno dei pochissimi accorgimenti da avere quando faccio un rilievo di questo tipo, vi dicevo prima, è veramente molto semplice da usare per chiunque. Ecco, diciamo, uno dei pochi accorgimenti da avere è quello di fare dei percorsi chiusi, quindi ogni tanto ritornare su un tratto che già si era rilevato. Perché? Proprio per facilitare l'algoritmo SLAM, cioè per fare sì che lui possa in istanti successivi riconoscere e dire in qualche modo: ah, di qua ci sono già passato, perché questa forma, per dire la facciata di questo edificio che vedete lì in pianta, l'ho già ripresa, oppure questi tre alberi che hanno questa forma li ho già ripresi. Allora metto insieme la nuvola. Si dice allineo la nuvola, le scansioni successive e ottengo una unica nuvola finale, perché poi ovviamente il risultato finale è proprio questo, no? Cioè io ottengo una nuvola di punti dal mio rilievo. Quali sono i vantaggi e delle caratteristiche che a me vengono in mente? Poi non saranno tutti, non saranno gli unici. Intanto che è molto rapido, è veramente molto molto rapido. Se uno strumento di questo tipo ha il GNSS o no, cambia un po' in termini di rapidità, perché se ho il GNSS posso permettermi di fare molti meno cerchi, percorsi chiusi, quelli che abbiamo visto nell'immagine precedente. Posso addirittura col GNSS, quando lo utilizziamo ad esempio su auto, fare un percorso e poi fare il ritorno, però un percorso lineare. Però in generale, comunque, insomma, una tecnologia molto molto rapida, che si presta benissimo a interni ed esterni, indifferentemente. È chiaro che quando sono all'interno il GNSS non lo userò, quindi dovrò avere più attenzione a ripassare più volte su punti in cui sono già passato. Le precisioni sono dell'ordine dei 10-15 cm, così come per il LiDAR da UAV, cioè non è uno strumento, questo lo ribadisco sempre perché spesso mi trovo così a discutere di queste cose, mi vengono chieste le precisioni in questo senso. Non è uno strumento di precisione altissima. Ora, poi è chiaro che altissimo è un termine molto vago e relativo, dipende da cosa uno si aspetta. Però se devo fare un rilievo, ad esempio, a scopo architettonico, questi strumenti non danno una nuvola uguale a quella di un laser scanner terrestre di alto livello. Di contro hanno una rapidità di utilizzo che è incomparabilmente più alta. Quindi, insomma, bisogna capire qual è l'esigenza di volta in volta. Ecco, però non ci aspettiamo una precisione dell'ordine di 1 cm, non è così, però le precisioni sono comunque molto buone, ecco, per coprire delle aree vaste sono decisamente buone.
l'integrabilità con rilievi LIDAR dall'alto, ve l'ho detto prima, in fase di rilievo veramente le complessità sono poche. Le complessità o comunque le questioni da veramente. La prima è quella che vi ho detto prima, cioè tornare ogni tanto su punti già rilevati, su tratti già rilevati, muoversi a velocità costante, non fare delle rotazioni improvvise, perché proprio per quello che dicevo prima sull'algoritmo SLAM, cioè se io mi muovo, lui sta rilevando una, non so, una, sono in mezzo a una via, quindi sta rilevando i palazzi ai lati della via. Se improvvisamente giro l'angolo, a lui cambia, a lui intendo lo strumento, quindi il dato grezzo, cambia improvvisamente il punto di vista. E quindi un secondo dopo trova nella nuvola di punti delle caratteristiche geometriche che sono totalmente diverse rispetto a quelle del secondo prima. E allora gli viene difficile fare quel riconoscimento di feature che consente poi di generare una nuvola di punti allineata. Anche qui con GNSS diventa un po' meglio, però insomma si cerca di fare in modo che se devo girare l'angolo, lo faccio in maniera graduale. Ecco. Non ci metto un secondo, magari ce ne metto 5 o 6. Vi faccio vedere brevemente a questo punto cosa accade in fase di elaborazione. In fase di elaborazione io quando sto allineando, questa è una nuvola già allineata, quindi vedete sulla sinistra la mia nuvola e la traiettoria che sto facendo, vedete il punto di vista, quell'angolo azzurro, e mentre sulla destra vedete le immagini 360 che vengono, ecco, l'altra fase di elaborazione è questa, che vengono associate alla nuvola. Quindi coloro la nuvola con le immagini 360. Questo è un caso, ora non ricordo se qua in avanti. Vedete, qua sto percorrendo questo parco urbano. In quest'altro video vedo una zona sempre urbana. Sulla sinistra nuovamente la nuvola, sulla destra la nuvola sovrapposta alle immagini. Quindi anche qui, questo è il primo risultato che mi aspetto, cioè una nuvola di punti allineata, che vuole dire una nuvola di punti per un rilievo fatto, cioè se faccio un rilievo di mezz'ora, non devo tirare fuori una, due, scusate, una, due, tre, n nuvole di punti, devo tirare fuori una nuvola di punti allineata, completa e consistente. E poi, se ho anche la camera integrata, non in tutti gli strumenti c'è, ma tipicamente direi di sì, se ho la camera integrata, ho anche l'allineamento delle immagini, quindi la colorazione della nuvola e l'allineamento delle immagini l'una rispetto all'altra. Sì, questo è l'allineamento delle immagini che non vi sto a ripetere. Quanto è possibile rilevare? Allora, dipende un po' da quanto è complessa la zona e da quanto sono presenti delle caratteristiche comuni e dal fatto di avere o no GPS sopra, questo, il GNSS sopra, questo sicuramente sì. Però per darvi un'idea, questo è un percorso chiuso, vedete che lungo il percorso però sono stati fatti dei circoletti dove c'erano ad esempio delle piazze, degli slarghi. Proprio per il discorso che ho detto prima, non mi ci soffermo ulteriormente, qua anche nell'angolo a destra, oppure nel lato in basso a sinistra, e la lunghezza di questo percorso è circa 700 metri, 700-800 metri, diciamo, chilometro di percorso, mediamente muovendosi con una camminata normale. Si possono fare percorsi di 1 chilometro, l'ordine di grandezza è questo, è anche una questione di, poi di usabilità del dato. Se devo fare percorsi più grandi, semplicemente faccio un rilievo, lo chiudo e poi riparto col successivo. Non succede nulla in questo senso. Otterrò due nuvole che poi unisco a posteriori. Ecco, scusate, torno un attimo indietro. Questa è la nuvola di punti che ottengo. Ovviamente la nuvola di punti, se ho il GPS sopra, è già georiferita, scalata, e quindi su questa nuvola di punti faccio delle misure.
posso fare delle misure, quindi in questo caso sono 770 metri, vedete il percorso chiuso. Poiché ho delle immagini che nel processo di post-elaborazione vengono allineate con la nuvola, a questo punto anche le immagini hanno un significato metrico, per cui vedete che le misure le posso fare anche sull'immagine. Qui sono tornato al caso di prima del parco, quello che vi ho fatto vedere, il primo video che vi ho fatto vedere, vedete sulla sinistra. Mi sono fermato in quel punto della traiettoria da cui parte l'angolo di vista e in particolare sto guardando la facciata della villa. Sulla destra vedete che in alto c'è un piccolo riquadro giallo con cui posso fare uno zoom per puntare al punto che devo misurare, però ecco, posso fare misure a questo punto anche sulle immagini, una volta che sono state allineate con la nuvola, quindi anch'esse hanno un contenuto metrico. Qual è il primo prodotto? Questo è il primo prodotto, cioè la nuvola di punti allineata. Questo, peraltro, è un rilievo fatto senza camera, quindi vedete che la colorazione non c'è il dato RGB. Qui è colorata in funzione della quota. In questo momento vedete ovviamente che non sono presi tutti le parti sommitali degli edifici, ovviamente perché siamo dal basso. Quindi questo vi rende molto bene l'idea di quello che dicevo prima, cioè di quanto questo strumento possa essere un buon strumento per l'integrazione con il rilievo da UAV. Poi, nel caso specifico, poi qui siamo in centro, siamo a fianco al nostro ufficio, siamo in centro a Genova, qui con UAV direi che diventa molto complesso, quindi l'unica cosa che si può fare è questa, e questo si fa, che è peraltro lo stesso risultato che otterremmo con la scanner terrestre, posizionandoci col treppiede sulla piazza davanti alla facciata, ad esempio, di questa chiesa che vedete. Però in generale ovviamente il rilievo è fatto dal basso. Qui ci interessava per vedere anche tutto il verde urbano e per valutare le potenzialità di classificazione di una nuvola di questo tipo, che adesso andiamo a vedere. Vedete, allora, qui ora in qualche modo questo aspetto legato alla classificazione è un po' trasversale, cioè non è strettamente legato al rilievo da backpack. Cioè, chi di voi lavora con la nuvola di punti avrà presente che la nuvola di punti intanto contiene una quantità di informazioni che è tipicamente sovrabbondante rispetto a quella di cui abbiamo bisogno. Ma comunque, uno dei primi passaggi da fare è proprio quello di classificare, cioè di distinguere tra ciò che è edificio, da ciò che è terreno, da ciò che è vegetazione, da ciò che sono tutte le caratteristiche della zona. Perché ho necessità di distinguere e di estrarre, ad esempio, soltanto una porzione o un'altra. Quando faccio un rilievo da UAV con LIDAR, la prima attività che faccio è distinguere terreno da tutto ciò che non è terreno, molto grossolanamente, ma spesso poi anche la più importante distinzione che mi serve. Qui in ambito urbano abbiamo voluto un po' testare come distinguere le varie parti e vedete che in rosso sono rappresentati gli edifici, in verde la vegetazione, in giallo il terreno. Dopodiché, gli altri colori in realtà mi rendo conto adesso non sono derivati da classificazione automatica. Quindi la classificazione automatica, come dice il titolo della slide, prevede rosso, edificio, giallo, terreno e verde, vegetazione. Questo è stato fatto in automatico con il software LIDAR 360 che vi citavo prima. E qui entra in gioco appunto quello che vi dicevo, cioè bene il rilievo, relativamente facile da eseguire, poi però bisogna sapere cosa fare, ecco, perché altrimenti diventa una quantità di dati infinita di cui diciamo non riusciamo a fare un buon uso, ecco. Diventa un po' un peccato in qualche modo. Se invece abbiamo dei software all'altezza e sappiamo cosa farci, la quantità di dati che si possono tirare fuori, di informazioni utili è veramente alta. Classificazione automatica e poi, ecco, invece nel dettaglio, la classificazione con machine learning. Quindi le panchine, vedete, hanno un colore diverso, i pali hanno un colore diverso,
macchine hanno un colore diverso. Questo livello di dettaglio, che non è quello degli alberi o del terreno, lo si ottiene sempre con una classificazione, però qua bisogna andare un po' più avanti, bisogna spingersi un po' più oltre con gli algoritmi. In particolare, ad esempio, noi sempre con l'IDEO 360 abbiamo un algoritmo basato su machine learning che in qualche modo prevede che gli si diano delle aree di training. In base alle aree di training, lui in qualche modo apprende quali sono le forme geometriche e anche i colori, qualora ci fossero, in questo caso, che in qualche modo sono simili alle aree di training. E quindi classifica sempre automaticamente, ma con un'imbeccata, diciamo così, da parte nostra, tutte quelle componenti come che vedete adesso qua nello schermo. Ora è chiaro che gli edifici, così come il terreno, così come gli alberi, hanno delle caratteristiche un po' più facili da comprendere, un po' più generiche, per quanto anche lì possiamo agire su una serie di parametri, però un po' più generiche, cioè il terreno ha delle caratteristiche che sono comuni a molti terreni, diciamo così. Poi il terreno ha la sua forma, è relativamente piano, con dei cambi di pendenza più o meno importanti, però sono facilmente, non molto, ma sono implementabili all'interno di un software di questo tipo. Ora, la forma delle panchine è una roba molto specifica, quindi è chiaro che non c'è di default un algoritmo che riconosca le panchine, oppure questo in basso a destra mi pare che sia un parcometro. È chiaro che sono forme molto particolari. Però, ecco, invece con algoritmi di machine learning abbiamo più elasticità noi operatori per poter inserire di volta in volta. Nel dettaglio, se facciamo una sezione, vedete che in alto c'è la sezione lungo il viale alberato e in basso vedete la nuvola sezionata, appunto. Quindi vediamo gli alberi, vediamo il giallo, il terreno, vediamo le macchine in viola, vediamo anche che ci sono delle misclassificazioni e lì poi si deve intervenire a quel punto poi manualmente. Ad esempio, vedete il palo della luce che in un caso è azzurro correttamente, in altri casi invece è rimasto verde, quindi è stato erroneamente classificato come vegetazione. Questo l'ho lasciato proprio per dire che il processo di processing prevede l'allineamento della nuvola, la pulizia, il filtraggio, il noise reduction, adesso poi su questo vi farò vedere, la classificazione, e nella classificazione ci sono diversi step. Quella che ho fatto vedere all'inizio, c'è cioè la classificazione automatica, la classificazione con aree di training, ad esempio. Ma in ogni caso, diciamo, non sarei trasparente se dicessi che comunque, se non vi dicessi che comunque poi un po' di editing manuale va fatto. Su milioni e milioni e milioni di punti è illusorio pensare che le classificazioni più o meno automatiche assegnino esattamente a tutti i punti la giusta classe. Un po' di adattamento manuale va fatto. È chiaro che la bontà di un software e anche di un rilievo per certi versi si gioca sul fatto che poi questo intervento manuale sia il più ridotto possibile. Chiaro che se devo mettermi 2 ore a fare un'ora a fare un po' di classificazione manuale, ci può stare. Se poi la classificazione manuale, gli aggiustamenti manuali mi impiegano 10 giorni, allora forse non vale la pena utilizzare, diciamo, uno strumento che è molto rapido nel rilievo, molto rapido nella classificazione, ma se poi mi comporta un problema di questo tipo, allora diventa poco competitivo. Invece, spesso è così, ecco, e come vi dicevo, la classificazione automatica e anche con machine learning ci consente di classificare una buonissima parte della nostra nuvola. E quindi poi di estrarre, perché questo è il passaggio successivo. Estraggo, ad esempio, soltanto il terreno, soltanto gli edifici, soltanto i pali della luce. Dipende cosa mi serve, dipende qual è l'oggetto del mio rilievo, e poi su questi posso fare tutto quello che devo fare, cioè misure, restituzioni,
dipende qual è l'oggetto. Ho citato prima il discorso degli interni, qua siamo all'interno di una chiesa, però vedete che è esattamente lo stesso discorso. Qui ho distinto ciò che è terreno, che vedete in marroncino, in arancione, da ciò che terreno non è, quindi tutto ciò che sta sopra. Stesso discorso, e poi chiudo, qua siamo sempre in ambiente urbano, vi dicevo del noise filter. Allora, una delle problematiche che abbiamo, direi sempre per un rilievo in ambiente urbano, è che ci sono le persone. Quindi, a meno che non facciamo rilievo alle 4 di mattina, però ci sono delle persone che camminano e che quindi, vedete nell'immagine a sinistra, si traducono poi nella nuvola in noise, in rumore, in punti sparsi nell'aria che non dovrebbero esserci, che non rappresentano nessuna struttura. Le tecniche di noise filtering che sono implementate nei software consentono di eliminare, direi, abbastanza facilmente tutti questi punti. Vedete che la pulizia è venuta molto, molto bene. In maniera direi del tutto automatica, ci sono un po' di sporcizia rimasta, ma la più parte è stata eliminata. Quindi, quali sono le mie veramente impressioni? Soltanto impressioni per il momento, cioè per il momento, in questo contesto non voglio dare nessuna indicazione assoluta, ma le mie impressioni sono che la produttività sia molto interessante, veramente si riesce a fare tanto. Qua non c'è, ma noi ad esempio abbiamo fatto il rilievo dell'acquario di Genova, che è una struttura con un po' di piani, con tante sale, nel giro di mezz'ora, qualcosa del genere. Molto facile da usare, attenzione a alcuni accorgimenti, che sono quelli che vi ho citato prima. Avere coscienza del fatto che se è vero che è molto facile da usare e che chiunque può tirare fuori un risultato, poi saper interpretare i dati, processarli, derivare i prodotti non è per nulla banale. Cioè il fatto che non ci sia una barriera tecnologica all'ingresso in fase di rilievo non vuol dire che poi tutto il processo sia appannaggio di chiunque. No, non è così. Insomma, bisogna avere presente, poi saper interpretare le misure, sapere se la nuvola di punti è scalata correttamente oppure no, se sto usando il GPS o se non lo sto usando, se è necessario fare maggior noise removal oppure no, insomma, dipende, ci sono tante questioni da approfondire. Diciamo che l'attenzione si sposta di più sul post processing che non sul rilievo. Il GNSS è importante, anche se non è essenziale. Io questo lo dico in maniera, diciamo così, prudenziale, non è essenziale, è vero che non lo è. Però devo dire che uno strumento di questo tipo senza GNSS sarebbe molto, molto limitante. Chiaro, potrebbe avere senso solo nel caso in cui uno lo usasse sempre e soltanto in interni. Però in realtà anche in quel caso noi è capitato più volte di fare dei rilievi in interno in cui parto dall'esterno, l'acquario è uno di questi, vi citavo un minuto fa. Parto dall'esterno, quindi GPS funziona e in qualche modo mi irrigidisce la traiettoria, poi entro, poi magari al termine esco nuovamente. Già questo aiuta. Quindi diciamo, è vero che non è essenziale, però insomma, è decisamente molto importante. Vabbè, applicazioni interne esterne ve l'ho detto, spesso non è un'alternativa, forse spesso è una parola superflua, non è un'alternativa alla laser cannon terrestre. Potrebbe essere veramente in casi molto particolari, però il tipo di nuvola che ottengo è abbastanza diversa. Una è più rumorosa, l'altra lo è meno, ma anche la produttività è incomparabilmente diversa. Quindi bisogna sempre capire bene qual è l'oggetto, qual è l'oggetto della questione. Se io devo fare il rilievo ad esempio, del verde urbano, e nel caso specifico, poi noi lì abbiamo fatto tutte le misure delle altezze degli alberi, del diametro del tronco, tutta una serie di dati di questo tipo, beh, non c'è il caso di usare la laser scanner terrestre in un caso come questo. E di contro abbiamo rilevato centinaia di alberi in poco tempo. Se devo fare un rilievo di una facciata a scopo architettonico, invece direi che uso la laser scanner terrestre, insomma. Questo è tutto, anche perché
mancano pochi minuti, quindi se ci sono poi delle considerazioni da parte vostra, lascerei. Vi dico soltanto, vi lascio la mia mail in caso poi insomma, ci siano interessi vari. Vi dico che per tenersi aggiornati sui prossimi jaw break e in generale sulle cose che facciamo, ma in particolare sui prossimi jaw break, c'è il canale Telegram che trovate al link che vedete sulla destra. E come anticipavo all'inizio, questo è l'ultimo jaw break di adesso prima della pausa estiva, riprenderemo a settembre con altri. È oramai più di un anno che è partita questa iniziativa. Vorremmo far sì che, già con qualcuno è successo, però vorremmo far sì che chiunque possa partecipare, proporre un proprio argomento, fare il proprio intervento. Per cui lo dico a chi è presente, a chi guarderà poi questo jailbreak registrato, ma lo dico a chiunque, per cui se volete comunicarlo ai vostri colleghi, diffonderlo, ovviamente è molto apprezzato. Mandateci eventualmente le vostre proposte via mail, lì sotto avete il form di contatti, oppure anche via mail a me direttamente, va benissimo uguale. E ne parliamo, lo mettiamo in calendario. Ecco. Tenete presente che è veramente molto libero come format, per cui qualsiasi argomento che in qualche modo si chiama jailbreak, quindi che riguardi l'argomento geo in qualche modo, è sicuramente ben accetto e interessante. Con questo direi che io ho chiuso. Lascio a voi se ci sono domande o anche considerazioni. Commenti vari. Va bene, dai, se non c'è nulla, direi appunto, sarà registrato sul canale YouTube Digiter, per cui se poi magari ragionandoci vengono fuori dei commenti successivi, usate pure quel canale per aggiungere considerazioni, commenti e poi ci si sente volentieri anche lì. Allora, grazie mille a tutti di aver partecipato e a questo punto, essendo l'ultimo, prima delle vacanze, buone vacanze a tutti, buon riposo, buona estate e ci riaggiorniamo a settembre.